È andato in scena ieri pomeriggio al Manzichiapuli di Barletta il primo Memorial Antonio Gorgoglione a confronto team sacerdoti, la Juniores del Barletta Calcio, il team avvocati e dipendenti comunali. Manifestazione che ha coinvolto diverse scuole primarie e secondarie della città. La partita del cuore, patrocinata dal comune di Barletta, si è svolta in collaborazione con l'arcidiocesi di Trani Barletta Biceglie, con la Commissione Evangelizzazione dei Popoli e Cooperazione tra le Chiese, con l'Ufficio Diocesano Scuola, Ufficio e Sport. Evento a sostegno dei bambini di Chernobyl e dei bambini africani. Ogni anno, sempre nel periodo di maggio, aprile e maggio, e così svolgono queste attività di solidarietà. Sono un po' la conclusione dell'anno scolastico del progetto diocesano Ogni Uomo Mio Fratello, un progetto missionario che vede coinvolte le scuole, vede coinvolte anche le persone che vogliono dare un po' di cuore e di generosità a progetti missionari. In questo momento stanno giocando i sacerdoti di Barletta con i seminaristi, stanno giocando anche la squadra juniores del Barletta. I ragazzi che sono nel pubblico sono le scuole primarie e secondarie, ne cito solo alcune come il Quarto Circolo, Domenico Savio, Fraggianni, la scuola primaria Modugno, il Circolo Girondi, le scuole medie Feramosca, Baldacchini, e insieme poi aspettiamo il team degli avvocati di Trani e il team dei dipendenti comunali. Un cuore che batte, un cuore che vuole continuare ad essere generoso, un cuore che aiuta quest'anno l'Associazione dei bambini di Chernobyl e in Africa, dove padre Raffaele Di Bari, sacerdote di Barletta, 10 anni fa fu trucidato per amore dei bimbi soldato per averli difesi.